pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale perché qui con noi è tornata, le do il bentornato a Sofia Ciuffoletti, filosofa del diritto ed esperta del Tribunale per i minorenni di Firenze, che gli ascoltatori delle pecore elettriche già conoscono. Ciao Sofia. Buongiorno a te e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora Sofia, purtroppo, dico purtroppo, dobbiamo parlare di una vicenda direi incresciosa, di cui insomma sono piene le cronache dei giornali e Quotidiano Nazionale sta facendo per esempio un lavoro eccellente di racconto della vicenda del Beccaria, di cui mi sono occupato qui alle pecore elettriche nei giorni scorsi. Al Beccaria che cosa è successo? Ci sono 13 agenti di polizia penitenziaria che sono stati arrestati con l'accusa di aver pestato dei giovani detenuti. Il Beccaria è un istituto penitenziario minorile, è una vicenda, questa volta possiamo usare anche aggettivi importanti, io lo trovo agghiacciante perché insomma le cronache restituiscono anche il racconto di questi giovani detenuti, insomma sono racconti molto brutti, diciamo così. Io invito a leggerli perché è sempre importante leggere cosa succede nel carcere, perché la gente secondo me non ha ancora contezza di quello che succede nel carcere. E però procediamo con ordine, Sofia. Uno, sì. Che cosa sono gli istituti penali per i minorenni? A cosa servono? Ce ne sono 17 in tutta Italia, poi dirò qualcosa sui numeri, però a cosa servono, tanto per cominciare? Allora, gli istituti penali minorili sono uno strumento di esecuzione della pena, sono una modalità di esecuzione della pena nell'ambito della giustizia penale minorile, con una particolarità, un paradigma, un prisma potremmo dire inverso rispetto alla mare magnum, dell'universo, diciamo, della giustizia penale degli adulti e delle adulte. Cioè, perché parlo di prisma inverso? Perché la risposta penitenziaria in ambito minorile è, nel nostro ordinamento, che è stato considerato, diciamo, io direi a livello transnazionale, sicuramente a livello europeo, un paradigma impositivo, una pietra angolare della tutela dei diritti delle persone minorenni, è una vera extrema ratio. Cioè, fino ad adesso, e su questa cultura credo che dovremo e ci giochiamo parte della nostra civiltà giuridica, fino ad adesso il carcere è stato considerato veramente, realmente, per le persone minorenni, l'extrema ratio, principio che d'altra parte più volte, insomma, come dice e come ricorda anche la nostra, la Corte Europea dei Diritti Umani, ma la stessa Corte Costituzionale, principio che dovrebbe valere, diciamo, anche sotto l'angolo di visuale degli adulti, è in realtà realmente extrema ratio in ambito minorile, perché altre si sono nel tempo consolidate come le risposte sanzionatorie o le risposte processual penalistiche adatte, diciamo così, a una vera funzione educativa, come dice la nostra Corte Costituzionale, quando parliamo di minori. Cioè, è molto interessante questo. Sono considerati un fiore all'occhiello, almeno così è sempre stato considerato. Esatto. La giustizia penale minorile da decenni ormai è il modello al quale l'intera Europa, e parlo di Europa, ma potrei essere anche un po' più più paesi, ma diciamo che sicuramente un fiore all'occhiello e un modello a cui l'intera Europa si è rivolta come una pietra angolare, una pietra di paragone positiva, e insomma voglio dire non ce ne sono tante che possiamo vantare, ecco. Come giustizia nazionale. Ecco, appunto, è una pietra angolare che però va difesa e insomma questi titoli di questi giorni sono abbastanza significativi. Insomma, torture al Beccaria è una cosa che stride molto, no Sofia? Anche se uno ci pensa.
E vorrei dire qualcosa sui numeri, sui dati, perché invece questo fiore all'occhiello mostra qualche problema. Qualche mese fa Antigone, che insieme all'altro diritto svolge un lavoro meritorio di documentazione anche sullo stato di salute delle carceri italiane, ha prodotto insomma un dossier sugli istituti penali per i minorenni, e insomma ci sono dei dati abbastanza allarmanti. Alla fine del febbraio 2024 erano 532 i giovani reclusi nei 17 istituti penali per minorenni d'Italia, una cifra che sta rapidamente crescendo. Solo due mesi prima, alla fine del 2023, si attestava sulle 496 unità. Alla fine del 2022 le carceri minorili italiane ospitavano 381 ragazzi, l'aumento in un anno è stato superiore al 30%. Insomma, continuano ad arrivare giovani detenuti in questi istituti penali per minorenni. Forse c'è qualcosa che non sta funzionando, Sofia, voglio essere ancora più preciso, forse c'è un problema con il cosiddetto decreto Caivano? Quando si costruiscono le politiche del diritto, e le politiche in questo caso nell'ambito minorile, se tocchiamo una pedina il gioco cambia, si muove come in una partita a scacchi in maniera, diciamo così, in questo caso fatale. La pedina è stata mossa, come tu ricordavi bene, perché devo dire che da questo punto di vista sicuramente va affrontata l'indagine relativa a come, all'effetto che la politica in particolare portata avanti e le scelte politiche portate avanti dal decreto Caivano hanno avuto su questo, sulla dimensione del sovraffollamento. In questo senso sicuramente il punto di riferimento sul piano dello studio e dell'analisi è proprio Ragazzi Dentro, insomma, il rapporto di Antigone, ma per essere molto chiari e insomma anche abbastanza concisi, perché il tema invece necessiterebbe, magari lo faremo, di un'analisi molto approfondita, ma se vogliamo essere concisi, il decreto Caivano contiene alcune norme che tendono a, che diciamo così, intendono rispondere a un allarme sociale, che è un allarme sociale di cui dovremo però occuparci, studiarlo, affrontarlo, descrivere i fenomeni sul piano sociologico, sul piano giuridico, prima di poter approntare risposte in termini appunto processuali, sanzionatori e appunto politica del diritto. Il tema è quello, no? Non so, l'avrei sentito, della criminalità minorile, delle baby gang, del... Certo. E accanto a questo si pone però tutto un grande problema che chi lavora sul fronte della giustizia minorile vive sulla propria pelle quotidianamente, che è quello delle risposte che vengono date alla popolazione di questo paese giovane, la popolazione di giovani in questo paese, dei giovani di varietà, perché è interessante anche questo, no? Quando si parla di giustizia minorile si va, è una giustizia che si applica dagli 0 ai 18 anni e poi vedremo insomma anche oltre, no? Giustizia minorile, e poi potremmo dire anche dei giovani adulti. Una fascia di popolazione che non vota, una fascia di popolazione che è spesso tirata in ballo sotto bandiere, dietro bandiere profondamente ideologiche che mirano alla tutela in assoluto di questa fascia debole della popolazione, via dicendo, i bambini, i giovani, noi poi in Italia siamo bravissimi a creare queste categorie, le madri, i bambini e via dicendo, ma le politiche attive, quelle concrete, chiamiamole politiche attive, un termine nemmeno mi piace, ma quelle concrete fatte sui territori e pensate anche a livello nazionale per i giovani e per il contrasto alle problematiche che sono diventate evidentissime durante il Covid, ma che non ce lo dobbiamo nascondere, erano presenti anche prima, quindi della necessità di educare, della necessità di educare a quali valori, della necessità di educare in maniera plurale, della necessità di dare spazio, della necessità di garantire la dignità delle persone minorenni non in quanto possibilità futura, no? Sono minorenni, li tuteliamo perché un giorno saranno vere persone, cioè quando compiranno 18 anni saranno elettori e via dicendo e potranno
di avere la capacità d'agire giuridica totale e completa, ma per quello che sono nell'ic et nunc adesso, ora, la loro capacità, la loro responsabilità, la loro autonomia e la loro capacità. Ovviamente questo, come dicevo prima, in maniera gradata rispetto alle entità varie, no, di questa grande categoria dei minori. Queste risposte in primis dovevano essere passate a un vaglio attento della politica quando parliamo di criminalità minorile o di quelle che sono ormai diventate un'etichetta esclusiva e quasi appunto a cui insomma si mira, ogni città aspira ad averne una, aspira quantomeno per rispondere, no, alle paure a livello sociale della baby gang o delle baby gang, fatte sempre poi dallo stesso tipo di persone, cioè da persone minorenni ma molto vicine alla maggiore età, di solito straniere, possibilmente minori stranieri non accompagnati, e questo è di nuovo una semplificazione, una banalizzazione del fenomeno. Io credo poi fortemente che l'etichettamento, il cosiddetto labeling, sotto il profilo appunto delle politiche del diritto sia un enorme errore che non ti permette di governare i fenomeni. E infatti noi rispondiamo con Caivano a questa problematica, che io ti dicevo secondo me deve essere affrontata sotto altri profili, con un'estensione delle misure di prevenzione personale, un aggravi di legge, di pena, scusami, su molti dei reati, tipo quelli per stupefacenti, la legge sulle armi, con aggravi processuali, con un aumento della possibilità della custodia cautelare, che poi è il punto che, se non sbaglio, Antigone mette un po' a cardine del sistema. Dello scoppio, no? Ora te, sì, sì. Non so se ne parliamo, ne vogliamo parlare. Del sovraffollamento dei nostri istituti penali minorili, che va detto, fino a oggi sono sempre rimasti sotto un livello di guardia, di soglia, per cui non c'era, e questo era di nuovo una cosa fondamentale, importantissima nel nostro ordinamento, non c'era quel fenomeno endemico persistente del sovraffollamento che abbiamo invece ormai in maniera insomma un po' a flusso, ma insomma ormai in maniera purtroppo stabilissima da decenni nel penitenziario adulti. E poi c'è un'altra questione, cioè, se poi ne parliamo, che è quella della MAP, della messa alla prova, ma certo. Andiamo sulla tua linea di discussione, poi se vuoi affrontiamo alcune tematiche nello specifico, tipo anche questa della MAP, Caivano. Ecco Sofia, appunto ieri su Quotidiano Nazionale c'era un'interessante intervista a un giovane ex detenuto del Beccaria, e ci sono alcune cose interessanti che lui dice in questa intervista. Insomma, il collega che lo ha intervistato, Andrea Gianni, gli chiede: quando è entrato al Beccaria era il 2019, avevo 17 anni, prima mi trovavo in una comunità nella Bergamasca in custodia cautelare per rapine, estorsioni, furti e spaccio, reati commessi per la droga. Sono scappato dalla comunità e quando mi hanno ripreso la misura è stata aggravata, così sono finito al Beccaria. Come ha vissuto l'ingresso in carcere? Gli chiedono. Il primo giorno c'è stato il rito di benvenuto. Il capo della sezione dove mi trovavo, in questo caso un detenuto originario del sud Italia, è entrato nella mia cella con un altro, mentre un terzo faceva da palo. Hanno iniziato a interrogarmi e prendermi le misure, poi sono partiti calci e pugni. Nessuno è intervenuto, volevano far capire da subito chi comanda e quali sono le regole. E poi a un certo punto gli viene chiesto al giovane qual è la sua idea del carcere, e lui risponde così: che andrebbe chiuso, il sistema va cambiato, non si possono mettere nello stesso spazio 14enni, ancora bambini e detenuti già maggiorenni, persone con problemi di droga e con disagi psichici senza alcun controllo. Cosa ti viene da dire, Sofia, se leggendo questa intervista, ascoltando questa idea del carcere di un giovane detenuto che si è ex di un giovane detenuto che si è trovato in una situazione del genere? C'è qualcosa che dovremmo cominciare ad ascoltare le voci di chi in carcere ci sta o c'è stato, forse di chi c'è stato ancora di più, perché tragicamente, come mostra il Beccaria, quando le persone sono in carcere la visione della realtà è assai distorta. Però anche su questo dovremmo fare una grande riflessione. Cioè,
quanto la privazione della libertà, che in sé è il nucleo, no, del carcere, carcere è privazione della libertà, infatti, come dice Mauro Palma, in carcere si va perché si è puniti e non per essere puniti, quindi già c'è tutto lì, è la privazione della libertà, la punizione, non si deve trovare altro, ma anche solo la dimensione della privazione della libertà influisce tantissimo sul nostro piano organico, cioè pensaci bene, la vista, l'udito, la capacità di uscire al sole o meno, di avere uno scambio, diciamo così, relazionale ampio oppure basso, cioè tutto questo, il fatto che noi viviamo all'interno di un contesto recluso influisce a livello organico e questo influisce a livello psichico, a livello di ciò che noi pensiamo, possiamo avere la libertà di pensare, quindi la libertà del corpo è molto legata alla libertà della mente, no? Certo. Poi ovviamente Silvio Pellico ci insegna che, e anche Gramsci e anche moltissimi altri meravigliosi racconti del carcere ci raccontano di quanto il carcere sia anche formativo e sia anche un momento goliarda speranza, ce lo racconta l'Università di Bibbia, sia un momento di vera formazione interna, ma molto solipsistica secondo me. Però detto questo, io credo che si dovrà cominciare anche a riflettere su quanto a livello, il livello organico della privazione della libertà incida sulle capacità. Quindi poi, come ti dicevo, interessante forse ascoltare chi in carcere c'è stato e non chi c'è, perché chi c'è ha davvero tante cose con cui fare i conti, ecco. Te lo dicevo perché appunto su Beccaria i ragazzi sottoposti per, da quello che ci dicono le indagini e l'ordinanza di custodia cautelare per 13 persone, agente polizia penitenziaria, questi ragazzi dicono: noi avevamo paura di parlare perché ci veniva detto se voi parlate sarà ancora peggio, no? Il tipico meccanismo della tortura adulti applicato ai minori: se voi parlate è peggio. E questo per dirti quanto incide, no, l'essere privati della libertà personale sulla nostra capacità di ragionare, di pensare, di dire, di parlare, di esprimerci, di farci capire. È veramente una cosa che in questo momento mi sta molto impegnando nella riflessione, il livello organico e quello psichico, ma comunque ma quello che tu dici è... Ma è interessante il livello organico e quello psichico, le due cose si tengono insieme naturalmente. Esatto. Ma... e comunque ecco, questo ragazzo che è stato in carcere ci parla e ci dice delle cose, quindi primo punto rispetto alla tua domanda è dovremo ascoltare di più chi ha fatto questa esperienza del carcere, sia adulti ma in particolare, visto che parliamo di minorile, per quanto riguarda i minori. Lui dice il carcere non serve, no? Mi ricordo, il carcere deve essere chiuso. Sì. È una ammissione molto, è una dichiarazione molto gravida, molto pesante, una dichiarazione da poco. Perché noi facciamo valutazioni di impatto su tutto, facciamo un progettino all'università, si fa la valutazione di impatto, si fa un progettone la valutazione di impatto, si piantano tre alberi in una piazza di un comune d'Italia e si fa la valutazione di impatto di quanto efficace è stato quell'intervento. Ma come mai non facciamo mai una valutazione di impatto sull'efficacia del nostro sistema penale? Guarda, mi ha sempre anche questo molto stupito, tanto che non si fanno ricerche sulla recidiva per tutta una serie di problematiche, principalmente dovute al fatto che non si vogliono dare i dati. Mi sembra un problema anche questo. È sicuramente un problema della ricerca, ma è un problema anche sotto il profilo della trasparenza e dell'accountability della azione pubblica. Credo che dovremmo riflettere anche su questo molto. Quindi se lui ci dice che c'è stato in carcere, che il carcere non serve, va chiuso, non è soltanto che facilmente possiamo dire ma lui è un criminale, che quindi, o un delinquente, un piccolo delinquente o quel che sia, che quindi ha buon gioco a dir questo, ma forse dovremmo riflettere un pochino sul pensare: ma c'è stato c'è un'utilità nella privazione della libertà, punto interrogativo. Riflettiamoci, non lo possiamo fare ora, in pochi minuti. Credo che questa sua prima affermazione sia importantissima. La seconda cosa importante che dice, prego. Vai pure. Seconda cosa importante che dice è quella legata all'età, no? Esatto. Negli istituti penitenziari minorili possono essere recluse persone che hanno commesso un reato da minorenne nell'età dell'imputabilità, ovviamente, per carità, quindi 14-18 anni, no? Tu sai che fino ai 14 anni noi non abbiamo, non c'è
sfera di imputabilità dell'atto, del fatto, insomma, di reato alla persona, quindi si agisce con altri strumenti di tipo non penale, è un altro caposaldo del nostro, della nostra civiltà giuridica minorile, e dobbiamo mantenerlo. Lo dico perché ho sentito ultimamente mettere in dubbio, ecco, questa soglia minima, e nell'idea anche di poterla abbassare, come è d'altra parte in altri ordinamenti, perché anche qui la soglia dell'imputabilità non è scritta nella pietra o nel DNA degli esseri umani, l'abbiamo decisa noi, l'abbiamo decisa a 14 anni, pensando che prima non si abbia quella maturità che ti permette di pensare che c'è una vera e propria appropriazione, diciamo così, proprietà reale del fatto che stai commettendo, che hai commesso. Abbassare questa età, questa soglia, credo che sia, insomma, ecco, un'altra di queste dimensioni di politica del diritto, molto, sarebbero gravissime e molto problematiche, ma dai 14 ai 18 anni, appunto, con la commissione del reato dai 14 ai 18 anni, la persona può finire in istituto penitenziario minorile. E attenzione, dato che ovviamente c'è un procedimento, ci sono delle indagini e via dicendo, la persona può arrivare a scontare la pena oltre la maggiore età. Certo. Quindi, come ti dicevo, chi ha commesso il reato da minorenne puoi scontare la pena in un IPM fino ai 25 anni, un'età che noi, quella fascia di età tra i 18 e i 25, la chiamiamo dei giovani adulti. Ecco. Che sono una categoria interessante anche sotto il profilo dei maggiorenni, degli adulti, cioè quando si commette un reato da adulti, ma si è in quella fascia, si è dei giovani adulti, anche lì dovrebbero vigere tutta una serie di attentissime cautele e guarentigie, perché non si stia insieme no, a persone che magari sono invece più grandi, per tanti motivi, ovvi motivi. Cioè, in carcere, negli IPM, ecco, negli IPM ugualmente ha ragione assolutamente il ragazzo a dire che si è tutti insieme. Teoricamente l'ordinamento penitenziario minorile dice che dovrebbero essere separate, no, queste fasce di età, e spesso si dice che i giovani adulti sono la maggioranza. Questo non è vero, i dati dimostrano che invece la fascia più rappresentata tra i ragazzi in carcere è quella tra i 16 e i ragazzi e le ragazze, dico ragazzi perché le ragazze sono il 2,6 se non sbaglio per cento del totale, figuratevi. Tra l'altro l'unico istituto totalmente femminile è a Pontremoli in Toscana, ne sappiamo pochissimo, sono 5 se non sbaglio adesso le persone lì recluse, dovremmo anche lì fare un po' di ricordarci che ci sono anche loro, le invisibili tra le invisibili. Comunque la fascia più rappresentata è quella tra i 16 e i 17 anni, e quindi in totale i minorenni sono la larga maggioranza. E questo è molto interessante, perché invece la retorica usuale è ma sono tutti giovani adulti e quindi dovrebbero star tutti invece in carcere adulti. È una logica problematica, molto rischiosa, perché io credo che l'idea dell'ordinamento penitenziario minorile e della giustizia penale minorile, che permette a chi ha commesso il reato da minorenne di scontare la pena in un IPM, è quella del recupero, dell'educazione. Altrimenti, guardate, ci scordiamo veramente tutta l'idea, cioè istituti penali minorili, altrimenti non avrebbero proprio senso, forse non ce l'hanno, hai ragione il ragazzo, ma se noi vogliamo continuare a mantenerli, dobbiamo basarci sull'idea educativa primaria, come ci dice la Corte Costituzionale, e quindi dobbiamo pensare che, per l'appunto, anche una persona, cioè se una persona ha commesso il reato da minorenne, ma noi arriviamo a eseguire la sua pena quando questa persona è già adulta, è già maggiorenne, giovane adulta, e lo possiamo fare, di nuovo ce lo dice, lo decidiamo noi con un atto politico, cioè fino ai 25 anni, dobbiamo far sì che questi, di lavorare, di studiare questo tipo di popolazione e di lavorare esattamente per rispondere ai bisogni educativi, di educazione, di inserimento più che reinserimento sociale di questa parte della popolazione. Se noi abdichiamo a questo dicendo se ne devono andare al carcere degli adulti, meglio che sia così, e d'altra parte la possibilità c'è nel nostro nuovo ordinamento penitenziario minorile di mandarli agli adulti, ma se noi in qualche modo allarghiamo ancora di più le maglie di questa possibilità, credo che di nuovo, come dicevo prima, abbiamo abdicato alla nostra funzione per quanto riguarda il reinserimento, l'inserimento e l'educazione dell'ambito della giustizia penale minorile e penitenziaria. E senti, quindi Sofia, più che mandarli agli adulti, dovremmo
combattere contro la loro voglia di andare agli adulti. E questa è una cosa che ci dice Tocqueville quando parla della università del crimine, no? Il carcere è un'università del crimine dove il piccolo delinquente impara a essere un meglio delinquente e poi un grande delinquente. Ecco, questa tipica espressione della cultura penitenziaria è quello che dovremmo combattere nei nostri istituti penali minorili, che devono essere una cosa diversa dal carcere adulti. Appunto, una cosa diversa, e qui però le vicende invece si assomigliano. E ti volevo chiedere un altro paio di cose, Sofia, e poi purtroppo dobbiamo finire. Allora, una cosa è questa, che le indagini a proposito del Beccaria stanno proseguendo per capire se ci siano altre responsabilità. Cioè, adesso sono finiti in manette 13 agenti di polizia penitenziaria, ma appunto, cito dal quotidiano nazionale di ieri, a fronte di un sedicenne ridotto in stato di semi-incoscienza erano stati attestati 0 giorni di prognosi, e in un altro caso, dopo una visita su un detenuto pestato effettuata sia dall'infermiere sia dal medico, descritto come il capo dei medici al Beccaria, mancavano referto medico e certificazione di un ospedale esterno. In più c'erano educatori che avrebbero testimoniato a favore degli agenti polizia penitenziaria. Il nuovo capitolo delle indagini della Procura di Milano su maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria si concentra, oltre che su altri 4-5 episodi di violenze che si aggiungono alle 8 vittime accertate, su reati da contestare a personale medico, educatori e vertici della struttura. Ora, senza entrare nel dettaglio di questa vicenda, purtroppo questo è uno schema che vedo ripetersi anche altrove. Insomma, tu ti sei occupata di altre circostanze dove c'è sempre di mezzo, tra l'altro, la tortura. Penso al carcere di Ranza San Gimignano o a Sollicciano, a Firenze. Insomma, non ci sono coinvolti soltanto degli agenti di polizia penitenziaria, ma sono coinvolti anche dei medici, che io trovo una cosa sempre agghiacciante, insomma, sempre per voler esagerare con gli aggettivi oggi. Non sono soltanto, poi siamo sempre garantisti, qui ancora non c'è nessun condannato in via definitiva, ci mancherebbe altro, questa è la premessa che ha fatto anche il procuratore di Milano Marcello Viola nei giorni scorsi, la rifacciamo anche noi quest'oggi. Però insomma, il discorso vorrei comunque farlo. Non ci sono soltanto in mezzo eventuali agenti di polizia penitenziaria, ma anche medici, insomma, ecco. E questa cosa la trovo, medici, personale sanitario, insomma, è uno schema che si ripete, insomma. Le cose non avvengono da sole, mi viene da dire, ecco. Sì, noi nel nostro piccolo la ripetiamo questa cosa, ovviamente, e infatti senza parlare del Beccaria, di cui insomma poi verranno accertate insomma le situazioni e poi le responsabilità. Senza parlare del Beccaria, quello che è interessante, del Beccaria nello specifico, ma di quello che il Beccaria ci fa, in qualche modo ci porta alla necessità della discussione, anche a me, devo dire, ha sconvolto, e ti devo dire che io sono da giorni, insomma, in una condizione non positiva, perché credo che, insomma, mi fa molta paura vivere in un posto dove poi c'è una notizia di questo genere che dal giorno all'altro esce fuori, perché quello che mi stupisce, mi sconvolge, forse non dovrebbe stupire, è come la meccanica, il meccanismo della tortura, del trattamento disumano e degradante, della tortura di persone soggette all'autorità statale, all'autorità pubblica, sia tragicamente lo stesso quando coinvolge anche gradazioni, diciamo, particolarmente importanti di vulnerabilità, no? Tipicamente, come dicevamo prima, i minori dovrebbero essere destinatari di tutta una serie di attenzioni, misure, eccetera, che dovrebbero rendere più difficile l'instaurarsi di prassi profondamente nocive come quella, appunto, della subordinazione totale al, come dirti, alla discrezionalità punitiva o alla discrezionalità maltrattante di chi, diciamo così, dovrebbe mantenere invece diritti, garantire l'esecuzione, la sicurezza. Eppure è così, e tipicamente nella tortura, se parliamo del modello classico, per cui, diciamo così, è possibile effettivamente, e lo stiamo vedendo, come dicevi te, in molti casi dopo la
legge che ha istituito il reato di tortura con grande ritardo in Italia, 613 bis del codice penale, uno dei reati, come si suole dire, satellite, proprio purtroppo la cosiddetta omissione, insomma il reato di omissione d'atti d'ufficio da parte di chi aveva l'obbligo di referto, no? Tipicamente quindi dell'area sanitaria. È purtroppo una dimensione, anche a me poi, come dicevi te, insomma è agghiacciante, sì, stupisce molto, perché l'area sanitaria di un istituto penitenziario minorile o adulti è un'area completamente autonoma grazie a una riforma della medicina che ha portato la medicina penitenziaria a diventare invece medicina tout court, cioè passare dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità Pubblica, quindi è quella che ci cura a tutti, e quindi uno dice, ma che obbligo ha? Cioè, come fa un sanitario, diciamo così, a coprire dei fatti quando la sua dimensione di responsabilità penale è in gioco in prima linea e d'altra parte invece non c'è nessun obbligo di fedeltà a un'amministrazione che per l'appunto non è la propria, no? Poi potremmo discutere anche se fosse la propria, no? Tu mi insegni, no? Non per carità, certo. Però a maggior ragione. E qui il puzzo del penitenziario, il meccanismi deleteri delle istituzioni totali, quindi di nuovo dovremmo rileggere, studiare molto bene la sociologia, Goffman, Sykes, Klemmer, cioè ci raccontano e ci dicono che purtroppo i meccanismi di questo tipo sono il pane su cui l'istituzione totale si alimenta in generale e chiaramente negli eventi critici. Credo che però anche qui è proprio su questo tipo di modalità, mentalità e per l'appunto omissioni che dovremmo lavorare per la costruzione di una cultura comune, che appartenga, diciamo così, e se la sentano dentro sia gli agenti di polizia penitenziaria, la maggioranza dei quali non fa questa roba e penso ne abbia nel proprio abominio, ma anche, come dicevi te giustamente, a maggior ragione di chi ha l'obbligo di tutelare, ha l'obbligo giuridico penale di tutelare la salute, di riportare e segnalare i casi, per l'appunto di possibili casi reati. Voglio ricordare che su San Gimignano c'è stato una condanna in abbreviato di un medico del penitenziario per omissione di atti d'ufficio, ma allo stesso tempo una delle persone che hanno denunciato i fatti insieme agli stessi detenuti che li avevano in parte subiti, era, in parte perché non era la vittima diretta, ma insomma altre vittime di questi fatti di San Gimignano, ma una delle denuncianti era un medico di San Gimignano, una dottoressa che era stata più volte tra l'altro intimidita proprio perché non compisse il proprio dovere. Questo ci fa capire bene quali sono i meccanismi che funzionano all'interno del carcere. Ricordiamoci anche una cosa, lo voglio dire perché è importantissimo e non se ne parla mai, è una cosa che si conosce poco. La Corte Europea dei Diritti Umani, in una sentenza importantissima, Buit contro Belgio, contro il, insomma, non voglio dire il, uno stato completamente diverso, no, ma contro il Belgio, dice che un semplice schiaffo dato durante un interrogatorio di polizia a un minorenne che, diciamo, molto provocatoriamente stava, insomma, portando avanti questo interrogatorio un po' appunto provocando e via dicendo, l'agente sfinito anche forse comprensibilmente, però dà un schiaffo, ecco, quello schiaffo viene qualificato di violazione dell'articolo 3, proibizione della tortura e trattamento disumano e degradante, perché nel caso del minorenne c'è un obbligo aggravato di tutela delle forze che hanno le forze dell'ordine, e perché la sua situazione di vulnerabilità è aggravata non solo dal fatto di avere meno di 18 anni, di essere minore d'età, ma anche di essere sottoposto all'autorità pubblica e di subire una lesione, una, diciamo, intrusione nella propria dimensione identitaria e di dignità umana, come è, insomma, tipicamente lo schiaffo si dà sul viso, come è per l'appunto il viso. Ora, questo è legato, è interessantissimo leggere questo con quello che invece è uscito fuori su appunto il caso del Beccaria, in cui si veniva picchiati con i tipici, no? Anche qui
è famosa la tecnica delle squadrette. Le squadrette all'interno delle carceri, di agenti che torturano, dei torturatori, ci sono sempre state, picchiano con i sacchi di sabbia per non far venire i lividi. Allora, lo schiaffo dato nel viso in un momento di diciamo così di estenuato, come si potrebbe dire, in cui la gente è estenuato e non ne può più, contro il picchiare con i sacchi di sabbia perché non vengano i lividi, mi fa veramente riflettere su quanto sia consistente, diciamo così, la gravità dei fatti che stiamo commentando, per quello che ovviamente poi, per carità, come dicevo prima, per quello che ci consegnano le cronache, poi speriamo e attendiamo ovviamente invece gli esiti processuali. Certo. Sofia, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, però appunto telegrafica, anche se mi rendo conto che potremmo parlarne per ore, insomma, qualche giorno fa è stato ospite qui delle Pecore Elettriche Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha detto che, insomma, abbiamo parlato di Sollicciano e abbiamo descritto la situazione, che è un disastro, eccetera eccetera. Invece, per quanto riguarda l'Istituto Penale per Minorenni di Firenze, che cosa ci puoi dire? Cioè, in che condizioni è, banalmente? Di andarlo a vedere, perché è in casa, perché è in città, è in centro, ed è, questa è una cosa bella, e questa è un'altra cosa bella e simbolica, accanto al Tribunale per i minorenni, cioè sono contigui, sono la stessa cosa, e questo ha un valore, diciamo, di scambio simbolico molto alto. Ovviamente comporta tutta una serie di necessità di ragionevoli accomodamenti o irragionevoli accomodamenti per tante cose, ma è un altro principio cardine, secondo me, della giustizia minorile. Si trova sempre, l'Istituto Penale Minorile deve trovarsi accanto al tribunale, cioè a chi giudica queste persone. Chi giudica queste persone deve essere accanto a loro sotto tutti i profili, quindi fisico, morale, ma anche fisico, potremmo dire. È un istituto che ha sempre avuto una diciamo capienza ottimale, nel senso che non ha mai stato in sovraffollamento. Adesso è in sovraffollamento, ha circa 17 posti, se non sbaglio, in capienza massima, e 4 posti in CPA. Al momento siamo in sovraffollamento, e questo di nuovo la dice lunga, al momento, proprio legato a questo boom penitenziario minorile cui facevamo riferimento prima. È sovraffollato per la prima volta dopo tantissimo tempo. E questo anche in ragione di una serie, diciamo, di trasferimenti da altri istituti, quindi con l'aggravio ancora della deterritorializzazione, no, della pena per le persone ivi ristrette. Al di là di lavori di ristrutturazione, è un carcere che ha sempre visto un impegno, il Meucci, no? Si chiama il Meucci, e credo che questo abbia un grande valore di nuovo, sì, perché è un nostro magistrato minorile, e ha sempre visto un grande impegno del volontariato, della organizzazione, appunto, di volontariato sotto tanti profili. Anche sotto il profilo educativo ci sono tante problematiche, come ci sono negli istituti penali minorili, ma credo che forse la cosa che dovremmo dire adesso, possiamo dire adesso, è, per l'appunto, andate, vedete e fate, pensate a cosa è possibile fare, perché la grande scommessa della giustizia penale minorile, anche in ambito penitenziario, con tutte le problematiche che abbiamo detto finora, ci sono, perché comunque è un'istituzione totale. La possibilità di scambio, di apertura, di scambio con la città c'è e ci deve essere, e non possiamo pensare che chi sta lì dentro non sono i nostri ragazzi, no? Quella logica odiosa, secondo me, dei nostri ragazzi, chi sta negli IPM non sono i nostri ragazzi, no, sono i nostri ragazzi, sono le persone che faranno, formeranno, costruiranno il nostro futuro e il nostro vivere insieme, e noi non possiamo non conoscere questi luoghi. Non possiamo dimenticarli, non possiamo dire, beh, sono molti stranieri e giovani adulti disgraziati, e quindi, come dire, irrecuperabili, gli irrecuperabili tra gli irrecuperabili. Questa è l'unica cosa che non è possibile fare, certo, quando si lavora, e in generale. Credo come società. Sono d'accordo. Io ringrazio Sofia Ciuffoletti di essere stata di nuovo alle Pecore Elettriche, filosofa del diritto ed esperta del Tribunale per i Minorenni di Firenze. Grazie, Sofia. Grazie, Davide.